Fallo uscire! Beh, gente, John ci ha messo esattamente un secondo in meno rispetto al record ufficiale. Proprio così, Shorty, e il mio orologio è molto preciso. Com'è andata? Prova a dirglielo tu, Shorty. John si fida solo di te. Lo sai? Hai appena battuto di un secondo il record ufficiale, complimenti. Ah, smettetela, avanti, quanto ci ho messo? Sul serio, John, è la verità. Sarà una passeggiata per te vincere il rodeo di Cheyenne. Ehi, non credo le mie orecchie. Non mi sembrava proprio di aver fatto un buon tempo. Sicuri di non sbagliarvi? Certo, il mio cronometro non sbaglia mai. Fate uscire un manzo, vediamo come me la cavo, eh? Vieni. Ecco ora! Dai, John! Forza! Accidenti, che te... Beh, un vero campione! Ehi, John! Anche questo tempo era fantastico! Vincerai sicuramente 9 gare su 10, sai? Ehi, sei andato appena un pelo dal vincitore dell'anno passato! Scommetto un mese di paga che sarai già il nuovo campione prima della fine del rodeo! Certo, devo ammettere che mi piacerebbe molto vincerlo. Però se lo vinco, sarò io a dare a tutti voi paga doppia. Davvero? Conosco una bionda giù a Cheyenne. Non pensarci. Adesso vediamo piuttosto quanto posso resistere su un cavallo non domato. Andiamo. Sì, subito. Buongiorno, Sam. C'è una lettera per te. Buongiorno, Clem. Come va il piede? Oh, migliora rapidamente. Il dottore dice che fra un mese starò meglio di prima. Sì, mi fa molto piacere. Beh, auguri comunque. Ma ora devo scappare. Oh, grazie, Clem. Salutami tu. Ah, sì, senz'altro. E c'è una banda di fuorilegge che mi procura un mucchio di guai. Vorrei che tuo figlio venisse qui a darmi una mano. Con immutata amicizia, Hank. Ehi, Chebby! Fa un salto giù al corral e dia a John che vorrei parlargli. Sì, subito. Va bene, sono... Ehi, John! C'è tuo padre che vuole parlarti. Va bene, ragazzi. Vediamo cosa vuole. Vieni con me, Shop. Certo. Aspettami qui. Che c'è, papà? Ecco, John. Ricordi anche Mason, quel mio amico che vive a Picano Valley? Certo, perché? Sembra che si trovi nei guai. Mi ha scritto chiedendomi di mandarti da lui. Ma non spiega di che si tratta. Se non hai altri programmi per i prossimi 15 giorni, ti sarei grato se ci andassi. Anche Mason è il migliore amico che io abbia. D'accordo, papà, ci andrò. Sì, partirò immediatamente. Bravo! Ehi, non puoi partire. Dobbiamo andare a Cheyenne. Pensa a quanto ci divertiremo. E poi hai la vittoria del rodeo a portata di mano, John. Cos'è un rodeo di fronte al migliore amico di mio padre? Ci andrò l'anno prossimo, eh? Blood are running in town.
be born night. There'll be guns a-blazing and singing with lead. Tonight you'll be drinking your drink with the dead. A cowboy sang his song of the dead as he rode all the prairie wide. And his eyes no longer flamed with red, and his guns were empty of poison lead. For his gal rode close to his side. Fermi tutti, basta! Dammi quelle borse. Volevi fregare i tuoi compari, eh? Ehi, un momento, io... Te lo spiegherai il processo. Mettili dentro. Su, forza. Ma cosa fate? Avanti, poche storie. Com'è andata, Bert? Quei tre mi avevano rapinato. Penso che quello alto faceva da palo. Ora li sistemo io. Oh, grazie, sceriffo. Forza, qui dentro. Anche tu. Un momento, prima voglio parlargli. La colpa di quel tipo. Senta, sceriffo, io non c'entro affatto. Ho soltanto cercato di fermarli. Siediti. Lo so che non c'entri niente, figliuolo. Ho visto tutta la scena. E perché mi ha arrestato allora? Perché puoi essermi utile. Hai un lavoro? Al momento no. E ne hai bisogno? Sì, forse mi servirebbe. A dire il vero, stavo andando a Piccano Valley, da Hank Mason. Ha chiesto di me. Magnifico. Io volevo mandarti laggiù per l'appunto. E per via di Hank Mason. È scomparso. È scomparso? Ma si è scritto a mio padre soltanto pochi giorni fa, chiedendo che io andassi da lui senza dirne il motivo. Anche un amico di mio padre. Non lo vedo da quando ero un bambino. Ma immagino che sia nei guai se mi vuole lì. Già, me lo immagino. Per questo devi andarci. Succedono cose molto misteriose a Piccano Valley. Razzie di bestiame, stalle incendiate e magazzini saccheggiati. Un clima generale di terrore che sembra destinato a far fuggire tutti gli abitanti. Tutto questo in meno di un mese. Io ho mandato i miei uomini, ma non sono riuscito a cavare un ragno dal buco. È come se la banda fosse informata in anticipo e non riusciamo a catturarla. Per questo ho pensato a te. Qui non ti conoscono e puoi agire in incognito. Mi dica perché mi ha arrestato. Beh, ecco, voglio che i componenti della banda pensino che sei un evaso in fuga. Stanotte ti libererò e dirò che sei fuggito. Metterò anche una taglia su di te. Oh, di un po', come ti chiami? John Middleton. Non è molto adatto, è meglio John Allen. Allora, ci stai? Ho fatto molte cose in vita mia, ma questa è la prima volta che mi arrestano e mi liberano subito. D'altronde voglio ritrovare Hank. E oltretutto verrò pagato. D'accordo, ci sto. Molto bene. Ecco distintivo e credenziali. In piedi. Alza la destra. Giura solennemente... Fermo dove sei. Noi non vogliamo stranieri dalle nostre parti. Quindi torna immediatamente da dove sei venuto. Ti do 3 secondi.
Nuotando sott'acqua, se è ancora vivo. Facciamo il giro del lago. Girati, con le mani in alto. Non avvicinarti. Adesso tornatene da dove sei venuto e di alla tua banda di stare alla larga da noi. Oh, un momento, io non so... Poche storie. Vattene e di a Butch Martin che sparerò a chiunque di voi vedrò nei paraggi. E chi è Butch Martin? Vattene prima che spari. Non posso, c'è della gente che mi insegue. Le altre munizioni? No. Beh, allora monti a cavallo e torni a casa. Lasciando lei qui. Non si preoccupi per me. Vada in paese e cerchi aiuto. Vedrò di cavarmela da solo. Arriva gente. Lasciamo che lo inseguano loro. Andiamo al rifugio. Break the bales.
Lo conosci lì? Mai visto prima d'ora. Sarà un nuovo acquisto della banda di Martin. Portiamolo in paese e avvertiamo lo sceriffo. Un momento, vi state sbagliando. Questo non... lo stabiliremo in paese. Avanti. Scendi! Forza! Sta buono! Su, forza! Chi è quest'uomo, Emmett? Uno della banda di Martin. Lo abbiamo preso sulla terra di Mesmer. Ora avverto lo sceriffo. A me non sembra necessario. Possiamo anche impiccarlo noi. Ma che le sa... Zitto tu! In paese non c'è una prigione e i suoi compari possono tentare di liberarlo. È ora di mostrare loro che facciamo sul serio. Ha ragione! Andiamo! Comincia a fregare! Che cosa che si metta questo farabutto? Non lasciamolo scappare! Solare dall'albero più alto. È l'unica cosa che si merita. Farabutto. Ora ti sistemiamo noi. La pagherà una volta per tutte. Fermi, non è uno spettacolo per lei. Signor Carter, devo dirle una cosa. Vada via, signorina, questo è un affare da uomo. State commettendo un errore, lui non c'entra. Sappiamo benissimo quello che facciamo. Non è vero, ascoltatemi. Un attimo, gente. Fermi. Va bene, Ann, che c'è? Quest'uomo non ha fatto niente, anzi stava difendendomi dalla banda di Martin. Davvero? Perché non ce l'ha detto prima, amico? Non me ne avete dato il tempo. Beh, ci scusi, abbiamo perso la testa. Io mi chiamo Carter. Lui è Emmett, il negozio in paese. Io mi chiamo Middleton. Se non volete più mettermi una cravatta al collo, toglierei il disturbo. Ci scusi ancora. E che ci serva da lezione. Beh, grazie, signorina. Mason, Ann Mason. Lei è parente di Hank, per caso? Certo, è mio zio, lo conosce? È un amico di mio padre, qui a Elk City, mi hanno detto che è scomparso. Non siete molto ospitali da queste parti. Mi stupisco che mi abbia aiutata, visto come l'avevo accolta. Ma ora venga al ranch a conoscere mia zia. Grazie, signorina, lei è veramente gentile. On the banks of the sunny San Juan, watching the river roll on, wondering if it will reach the sea, wondering where my old pal can be at the foot of this old western slope. I've furnished a cabin with hope. All that's left of my scheme is to sit with my dreams on the banks of the sunny San Juan. Roll on, dear old river, roll on. Carry this message to tell her I'm lonesome, forlorn and blue, that I am sending my love by you at the foot of this old western slope. I'm waiting and longing with hope that someday I will see her come drifting to me. On your way, dear old sunny
molto bella. Grazie. Ma mi dica, signorina, quando è scomparso suo zio? Beh, è successo 3 settimane fa. Zio Hank era stato tutta la mattina al torrente. È tornato verso l'1 e l'ho visto molto eccitato. Non ha voluto dirci il perché, con la scusa che era una sorpresa. E poi è andato in paese. In seguito ho saputo che era stato da Carter, il banchiere. È l'ultima persona che l'ha visto. E Carter non ne sa niente? No, dice che zio Hank gli ha chiesto solo di rinnovargli l'ipoteca sul ranch e che andava a Elk City. Ma non ci è mai arrivato. Secondo me, la sua scomparsa fa parte di un piano. Beh, domani andremo in paese e speriamo di trovare qualche traccia. Cara, vieni in casa prima di buscarti un raffreddore. Buongiorno, Anna. Buongiorno, signor Emmett. Conosce il signor Middleton, vero? Certo, ci siamo conosciuti ieri, mentre tentavano di farmi la pelle. Le chiedo ancora scusa per l'equivoco. L'ho già dimenticato, è tutto bene, quel che finisce bene. Ho una lunga lista di cose da comprare, siamo a corto di provviste a Ranch. Mi spiace, Anne, ma temo d'aver poco da darle. Moriremo tutti di fame in questa valle se non mi arrivano alla svelta delle provviste. Perché ultimamente non ne ha ricevute? E i banditi hanno attaccato i carri che le portavano e li hanno bruciati. Non so che piani abbiano, ma è come se volessero farci morire tutti di fame. Beh, organizzate una scorta per i carri. Lo abbiamo fatto, ma loro sanno sempre in anticipo le nostre mosse. Hanno una spia fra di noi. Proverò io a guidare un convoglio di provviste. Forse lei può farcela. Qui non abbiamo nemmeno uno sceriffo. Il più vicino, quello di Egg City, non ha molto tempo per noi. Da quanto ho sentito di lei, deve essere un tipo in gamba. Ha già un piano? Sì, più o meno. Ma mi occorrono parecchi uomini. Può averne quanti ne vuole. Ogni abitante della valle sarà fiero di aiutarla. Farò girare la voce e saremo pronti ai suoi ordini quando vorrà. Forse non ci attaccheranno stavolta. Comunque tenete gli occhi bene aperti. Bisogna stare in guardia. Avanti. Stanno arrivando. Ok. Via i ragazzi di montare. Li faremo passare per prenderli alle spalle. Va bene. La stessa formazione dell'ultima volta. Non hanno imparato la lezione. Beh, meglio così.
Hanno per scorta un branco di vigliacchi. Hanno abbandonato i carri. Giù dai carri con le mani in alto. Andiamo, ragazzi. È una trappola. Via di qui. Lasciamo perdere i festeggiamenti, portiamo i carri in paese. Stavolta ce l'abbiamo fatta, grazie a Middleton. Beh, Middleton, penso che le dobbiamo essere davvero molto grati. Già. Non mi aspettavo che ci riuscisse, signor Middleton. Davvero? Ha fatto un ottimo lavoro, amica. Ma temo che siamo ancora a metà strada. Gli allevatori devono vendere il loro bestiame con urgenza. La banca del signor Carter dovrà vendere all'asta i ranch ipotecati, cioè praticamente tutti. Vabbè, pensavo che, considerate le circostanze, il signor Carter poteva pazientare finché gli allevatori non avessero venduto le loro mandri. Ahimè, non posso. Ho aspettato finché mi è stato possibile, lo sa. Ogni ranch della valle è gravato di ipoteche. Anche se mi dispiace, non posso più concedere dilazioni. Devo proteggere gli interessi dei risparmiatori. Per non parlare dei suoi personali. Cosa vuol dire? Middleton non è al corrente della situazione. E Carter è stato molto paziente con noi. Ci viene incontro già da 2 anni. Non può rimproverarlo se ora vuole quanto gli spetta. Piuttosto lei potrebbe aiutare gli allevatori a portare le mandrie al mercato, sempre che abbia qualche altra idea per fermare Martin. Avrò bisogno di avere fortuna come oggi, ma se gli allevatori contano su di me sarò molto felice di aiutarli. Stavo per chiederglielo, col suo aiuto penso che ce la faremo. Potete radunare le mandrie nel mio corpo. Grazie, lo faremo domani. Bene. Vieni al tavolo, devo parlarti. Vengo subito. Sostituiscimi. 5. È vero che quel Middleton se ne va in giro a fare domande? Sì, ci ha provato anche con me, ma io non gli ho detto niente. Ah, non ti stavo accusando. Voglio soltanto sapere se viene spesso. Sì, viene quasi ogni sera. Ehi, cosa volete fare? Beh, senti, quel tipo ha mandato all'aria i nostri piani. Con quelle provviste gli allevatori potranno resistere altri 3 mesi. Dio solo sa cos'altro combinerà se non lo fermiamo. Ho sentito dire che guiderà le mandrie al mercato. Pare che partiranno domani. Potreste intercettarlo lungo la pista e farlo fuori. No, sarebbe troppo rischioso. Forse è un agente del governo. Se lo uccidiamo, faranno immediatamente un'indagine. No, il capo mi ha ordinato di aspettarlo qui nel saloon. E quando si farà vivo, noi gli daremo una bella lezione. Così non potrà partire. Capisco. Quindi quando viene devi distrarre la sua attenzione. Al resto pensiamo noi. Ecco qui, alza. Eccolo, Ed. Torna al banco. Dammi 2 carte. Cosa beve, Middleton? Niente, grazie. Cercava qualcuno? No, nessuno in particolare. Volevo vedere se c'era qualche amico. Ho sentito che guiderà le mandrie al mercato. Già, infatti. È un lavoro rischioso, non trova? Beh, forse... Addosso! Addosso, ragazzi! Addosso! Di qua! L'ho visto! Lasciamolo fuggire! Non si vede niente!
basta, fermi! Donnazione. Accendi il lume, subito! Ma è Ed! Dagli da bere! Un avviso d'Italia. John Allen ricercato per rapina. Buongiorno. Buongiorno, Carter. Meno male che è qui. Devo mostrarle una cosa. Mi è appena arrivato questo. Avevo ragione su di lui. Già, ma ci ha portato le provviste e ora guiderà le mandrie. Non riesco a capire. Per questo ho pensato di parlarne con lei. Ha fatto bene. Middleton si è dato da fare per noi, ma probabilmente voleva ottenere la nostra fiducia per poi derubarci. Lo prendo io, quell'avviso d'Italia, e non ne faccia parola con nessuno. D'accordo. C'è una lettera per te, è appena arrivata. Caro Joe, sta in guardia da un tipo chiamato Allen o anche Middleton, che è stato arrestato con me e gli altri mentre tentava di soffiarci il bottino del colpo ad Elk City. Che succede, Barnes? Brutte notizie? Sì, è una lettera di Tex. Sono stati beccati dallo sceriffo di Elk City mentre rapinavano il saloon. E quel tipo, Middleton, è finito in galera con loro dopo il colpo. Tex pensa che lo sceriffo l'abbia fatto fuggire per usarlo come specchietto per le allodole per incastrare noi. È il caso di avvertire il capo, Barnes. Già, glielo farò sapere appena tornerà dal paese. Dov'è il capo? Ho scoperto una cosa su quel Middleton che gli interesserà. Non c'è ancora, ma ha mandato questo per te. Bene, quadra perfettamente con quanto mi ha scritto Tex. Middleton e Allen sono la stessa persona. Che vuoi dire? Ti spiego meglio. Se è venuto qui è solo per incastrare noi. A quanto sembra lo sospettava anche il capo, per questo ti ha mandato quell'avviso. Ha detto di attirarlo quassù e di scoprire il suo gioco prima che parta con le mandri. Probabilmente avrebbe tentato lui di mettersi in contatto, ma noi lo precederemo. Già, buona idea. Tieni, riportalo al capo. Poi va al corral e di a Middleton che il capo vuole vederlo quassù. Se non ti seguisse, digli che vuole vedere Allen. Va bene. Ora sentite voi. Non voglio errori come quello di ieri sera. Avete capito? Quindi state attenti, non deve sfuggirci. Amici, ecco la mandria. Forza ragazzi, andiamo. Solo un po' di entusiasmo.
mio capo vuole parlarti. Il tuo capo? Non capisco. Beh, seguimi e capirai. Non vedo perché dovrei farlo. Forse se ti dico che vuole parlare con John Allen, mi seguirai. Ah, beh, in questo caso. E questo è il posto? Esatto, ti faccio strada. Stanno arrivando. Ricorda quello che ti ho detto. Salve, Allen. No, sta calmo. Ieri sera c'è stato un equivoco. Davvero? Ora la situazione è cambiata. In che senso? Non capisco. Capiresti se ti mostrassi un avviso di taglia col tuo nome? Vali un bel po' di dollari. Allora? Riconosco che il tuo piano era molto astuto, Allen. Ma non ce la farai mai a portar via la mandria da solo. Immagino che gradirai il nostro aiuto. Ne avrai bisogno. Può darsi. Cosa vuoi in cambio? Semplice. Tu devi soltanto spingere la mandria verso la mia banda. Al resto pensiamo noi e poi divideremo a metà. Chi mi dice che starai ai fatti? Perché non dovrei farlo? Io non avevo bisogno di te. Potevo fare il colpo lo stesso. Questo è vero. Affare fatto? Sì, ma voglio anche tutto il resto. Che vuoi dire? Il vostro obiettivo non è solo il bestiame. Altrimenti non colpireste i carri di provviste. No, c'è qualcosa di più grosso sotto. E anche qualcuno che manovra il tutto. Ti credi furbo, vero? Può darsi. È probabile che entrerò nell'affare, ma non voglio trattarlo con te. Portami dal tuo capo, da quello vero. C'è sempre una terza soluzione, cioè consegnarti allo sceriffo. No, non credo che lo farai. No, infatti. Ma nemmeno tu consegnerai noi. I miei amici arrestati assieme a te ad Elk City, guarda caso, sono evasi. E mi hanno spiegato il tuo gioco. Middleton, so che sei uno sbirro. Non ci proverei al posto tuo. Legatelo e mettetelo al sicuro. La mandria partirà senza di te. Su, andiamo al passo ad aspettare il capo. Hank Mason. Joe. Dov'è Middleton? Non lo so. L'ho visto io. Stava parlando con un uomo della banda di Marty. Beh, fareste bene a muovervi. Quello vi ha venduti. Ma non è possibile. Io non ne sono sicuro, Ann. Mi spiace per lei, ma è proprio così. Non intendevo rivelare quanto ho saputo prima di essere certo che faceva il doppio gioco. Questo avviso di taglia è arrivato stamattina. Esatto. A questo punto sarà meglio non partire più col bestiame. Non sono d'accordo. Gli allevatori hanno bisogno di denaro. Sarebbe la fine per tutti quanti. La cosa migliore da fare è partire immediatamente. Middleton intendeva partire solo domani. Se invece ve ne andate subito, non vi attaccheranno. Ha ragione! Già, è vero. Me lo sentivo che era ancora vivo. Mi tengono prigioniero da un mese. Mi vogliono costringere a cedere il mio ranch. Mi hanno torturato, ma ho rifiutato di firmare. Sono sicuro che appena lo farò, mi uccideranno. Esatto. Stanno per assalire la mandria, per rovinarvi completamente. Ma hanno commesso un errore. Ci hanno lasciati qui insieme. Provi a sollevare le mani. Va bene. Speriamo che tu riesca a sciogliere questi nodi. Forza, forza! Su, belle! Avanti! Dia un'occhiata là. Veda se c'è qualcuno. Non c'è nessuno. Facciamo presto. Corra a fermare la mandria. Io vado a Egg City, dallo sceriffo. Va bene. Ah! Ok, sono finiti. Avanti, in marcia.
bello! Guarda! A sinistra, a sinistra! Che succede? La banda di Martin attaccherà una mandria e lo Shotgun Pass. Se arriviamo in tempo potremo catturarli. Va bene, andiamo. Raduna gli uomini. Su! Ma quello è Hank Mason! Stiamo per essere attaccati! Middleton ha detto di fermare la mandria! Maledizione, ormai è troppo tardi! Ci attaccherebbero comunque, temo! Sono quasi al passo, gente! Andiamo! Thank you.
Questa è la fine dei suoi intrighi. L'ho sospettata subito. Su, andiamo. Occupatevi di quest'uomo. C'è tutta la banda Middleton, Martin compreso. Ma ancora non sappiamo chi c'era dietro. Vede, anche Mason ha scoperto l'oro nel suo ranch. Tutta la vallata potrebbe esserne piena. La banda di Martin voleva cacciare gli allevatori per impossessarsene. Ma anche se ci fossero riusciti, la terra non sarebbe andata a Martin. Deve esserci qualcun altro dietro a tutto questo. Infatti. Hank, con chi ha parlato di quell'oro prima di essere catturato? Ah, non l'ho detto a nessuno, a parte Carter, il banchiere. Ma non può essere lui. Ma dov'è Carter? Ve lo dico subito. Ma è Carter. Già, infatti. Aveva le ipoteche su tutti i ranch della valle. E quando ha saputo dell'oro ha tentato di rovinare gli allevatori per impossessarsene. La dichiaro in arresto. Andiamo. Oh, è meraviglioso essere di nuovo a casa. Devi essere molto stanco dopo quello che hai passato. Non ti sembra il caso di andartene a riposare, zio Hank? Oh, no, sto benissimo ora e ho voglia di stare qui a parlare un po' con voi due. Hank? Su, Hank. Vieni in casa e lascia i ragazzi da soli. Hai un mucchio di cose da fare. Su, avanti. Avrei preferito che non mi avessi liberato. Meglio i banditi di lei.